Andiamo a dornettar. Faccio la zavorrina solo perché stiamo andando a comprare la Hornet. Visto che non è ancora ben realizzato che non sta diluviando. No, ho realizzato sì che non sta diluviando. Che sono le 8 e un quarto e che potenzialmente tra un quarto e un quarto d'ora potremmo essere in macchina. Macchina? Devo fare la zavorrina. Eh sì, tesoro. Oddio. Allora, questa è la visuale di essere zavorrina. Figo. Proprio. Figo. Faccio la zavorrina con piacere solo perché stiamo andando a comprare la Hornet. Andiamo ad ornettar. Sì, ma slizza il tuo sedile qua dietro, eh? Sì, è perché così in curva ti butti fuori. Ma fare il cretino, che io c'ho paura. C'ho proprio un po' paura, un po' di ansia a stare dietro. Ho iniziato ad avere paura quando ho iniziato a andare in moto. Non ho capito come devo stare, se vicina o lontana. Come vuoi. Immobile va bene? Troppo? Che cazzo ridi? No, non è troppo, ma non è... No, no, non è... Se non è gradevole è inutile. Ma è quel gradevole... No, non è gradevole, ma non è neanche orribile. Cioè, sai quel il famoso gusto dolce amaro o agrodolce? Quindi le unghie piantate nelle mie cosce. È una paga che però dici dai che può andare bene, dai che va bene, vabbè, comunque. Guarda, perché ci sei tu che non sei completamente rilassata? Se no l'avrei già superata questa Dacia. Lo so io che tu sei un... Non sei uno smanettone senza cervello. Delle volte lo sono più io di te. Ogni tanto fai delle cose che io non farei neanche sotto tortura. Alcune volte le ho fatte, ma non era previsto. Cioè, nel senso, anch'io mi sono spaventata. Sono solo un paio di volte. Ma che andiamo, eh? No, non era un rutto, era un riprendere fiato. Quella curva lì è splendida, eh? Sì. Bellissima. Ma è più agro o più dolce? Aspetta che non ho ancora capito. Cioè, nel senso, cazzo, quando le fai tu, cioè, sono quelle cose che dici, cazzo, allora lo posso fare anch'io. Però che paura. Quanto cazzo è difficile stare dietro? Sì, non è una cosa banale. Perché dove ti tieni? Come ti tieni? Stringi le gambe. Ormai tu guidi e dietro non ci puoi stare. Poi c'è da dire che se sei zavorrina, guardi le nuvole, la vetrina di Outstation. Esatto, no? Tipo qua, tu guardi la vetrina. Saluti le sciure. Vedi il furgone, moto perego? Sì. Sei un cretino. Dove l'hai recuperato? Quel portatarga? È uscito dal taglio laser l'altro giorno. Ma quanto è bello! Infatti mi ha detto il portatarga ti va bene, il portatarga. Dai, grazie! Devo andare a fare una commissione. Pirla. Senti che puzza di nuovo. Sì. Che? Quando vuoi, tesoro. Paura. Bella lei.
Una settimana fa, oggi, eravamo qua senza avere la più pallida idea. Un chilometro, ho fatto un chilometro! Non è tutto tuo tesoro, evidentemente. Uffa! Me l'hanno data che era zero, adesso è uno, quindi è tutto mio. È difficile. Sì. Bella Gina. Stai giocando con le mollettine? No, sto giocando con gli specchietti. Figa, che aria! Tesoro! Porca miseria! Ma va, come sei bella! Figa, cos'è agile? Più corta, più leggera. Ma come pieghi? Ho messo la quarta! Ah, vaffanculo, sono in user, non ho potenza! Switch, tanto devi solo chiudere gas. Mod. Sport, no. Standard. Adesso sei in standard e non riesco a stare attaccata. Stai prendendo gusto, signorina? Sì, è il terzo moschino che mi si spiaccica addosso. L'hai chiusa la visiera? Sì. Benvenuta nel mondo dei moschini, tesoro. Niente cupolino, niente flusso d'aria che te li togli dal casco e dalla giacca. Managgia, 135 euro e passa la paura. Ho già fatto 10 km. Mitica. Ho comprato una moto nuova, c'ho il portatarga IHM. Che bello che è stato. Ho fare una commissione ma vado in moto. Ah, va bene. Mi stava sulle balle farmi sgamare. No, sì, capisco. Effettivamente sballonza quando sono... tipo, vedi? Quando sono troppo giù di marcia. Però con la bianca, io qua dovevo farla in seconda, non in terza. Perché senti che sembra che vada giù. Adesso ci devi prendere un po' la mano al capire dove lavora. Però poi va su, esatto, poi va su senza problemi. Perché con la bianca poi ci impiegava un attimo andar su. C'è un cambio che è qualcosa di spettacolare. C'è un rumore che è qualcosa di spettacolare. Che bella nello specchietto. Che bello vederti così felice. Bla 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 bla. Bricciolino trallala. Bricciolino trullala. Porca, va giù, Gina. Sì che va giù. Adesso ti devi abituare ad accompagnarla. Ciao. Io la moto 9 ce l'ho. E a entrare dal cancello. Ah, adesso voglio vedere come va. C'ho già paura. E a uscire... No, uscire è meglio, è per uscire, per entrare che è peggio. Vedi? Ero in terza, ballava. Scusa Gina, ti rimetto in seconda, va bene? Il cambio è spettacolare. Cioè non devi neanche alzare, è sufficiente che sfiori. Com'è avere la cavalleria pronta sotto il polso? È una figata pazzesca. Non l'avresti mai fatto con la bianca un sorpasso così? No, guarda. Cioè io l'ho appena inclinato e c'ho giù tutto il piede. Sì. Cioè, e anche con la bianca, inclinarla da una parte all'altra, insomma, mi dava un po' di problemi. Cioè, di problemi, di paura. Cazzarola. Bella bassa? Sì. Insomma. Sei in ciabatte.
quello sparisce. Arrivederci.